Sposorati, il presidente del CONI Lombardia, presente per la prima nazione FIA del Lombardo, una bella stagione quella che si è conclusa per il mondo dell'atletica leggera, e il CONI sempre presente anche come ringraziamento e forma di premiazione. Beh, diciamo che l'atletica è la resina delle Olimpiadi, quindi è una disciplina sportiva sicuramente, se non la più importante, tra le più importanti, quindi Lombardia è presente in fila, e quindi sono degli amici. So che c'era Alfio Giorni, presidente nazionale, Grazie Giovanni, il nostro consigliere in giunta, quindi era il minimo essere qua. Però poi una bella festa, un'assemblea, la partenza dell'attività appunto dell'atletica. Quindi, in un anno come questo speciale, dove avremo l'esposizione universale, dovremo ospitare un po' tutti i paesi. Per cui dovremmo darci da fare per organizzare qualche cosa in piazza, nei parchi, in caso di maltempo magari in qualche impianto indoor, però dobbiamo mettere in mostra tutte le nostre qualità organizzative e tecniche delle varie discipline sportive. Per cui chiaramente un'assemblea della regionale della FIDAL era giusto essere. Senti, è venuto a mancare in settimana un grande amico dello sport come Aquiletti, so che hai voluto fargli un omaggio come CONI. Ma insomma, Angelo è stato, perché poi ci si dimentica le persone, Angelo è stato un grande protagonista della squadra, il grande Milan, quando si ricorda spesso di Rivera, di Pulicini, di Maldini, Cesare, però Angelo era un portatore d'acqua, sembra stata una persona molto modo, non è che ci frequentassimo tanto, però quando mi capitava di vederlo, insomma, una persona sempre col sorriso, che purtroppo ci ha lasciato, quindi credo che doverosamente vogliamo essere presenti al suo funerale col gonfalone, perché sia una piccola cosa, un particolare per una persona che ha fatto tanto, un'eccellenza secondo me lombarda, che ha fatto tanto per il calcio lombardo, non solo per il Milan, e quindi credo che sia un dovere questo. Grazie a Luigi Marzorati, ma sarò per sportsmall.it, è tutto, grazie.